Inizia da qui, questa piccola action cam di 40 euro che è presa per curiosità. Una giornata al mare, forse il mio compleanno, c'è entrata l'acqua, perché comunque il case non era proprio il massimo. Superato il lutto della prima telecamera, ho deciso, tramite varie ricerche, di prenderne una un po' più carina. E arriviamo proprio a questa, la Encove, che io uso solitamente per fare i time-lapse. Perché? Perché ho scoperto che non aveva la possibilità di montare un microfono esterno. Per arrivare alla scelta definitiva. Sì, perché la JIT2 della JITAP mi dà la possibilità di mettere un microfono esterno. In più ci sono molte impostazioni personalizzabili, tra le quali ISO, apertura del diaframma, scatta in RAW e anche la scelta dell'angolo da wide a un po' più stretto, così da non avere sempre una faccia da alieno con un naso enorme per ingrandangolare. Ve la presento, eccola qui. Allora, questo è il microfono, un microfono della Movo che si attacca esattamente qua tramite la USB. Ovviamente ho dovuto prendere un adattatore per il jack e tutto montato in questo case di metallo che mi dà la possibilità di mettere il microfono e il GorillaPod. Ho usato un GorillaPod di quelli da fotocamere compatte perché il peso è veramente relativo e ovviamente anche altri accessori, tra cui questo che è la base per caricare due batterie contemporaneamente. Qui c'è l'USB e niente, l'ho trovata una cosa comodissima perché le batterie si scaricano abbastanza velocemente, ma si caricano anche molto velocemente, quindi ne ho prese altre due. Oltre a quella che già avevo in dotazione, più questa simpatica stazione qua. E niente, questa è la mia attrezzatura. Ma lasciate che vi spieghi perché ho scelto le action cam per vloggare. In realtà non c'è una vera e propria ragione, è stato tutto per caso. Io volevo un'altra action cam, ho preso la Encove, che però non aveva la possibilità di un microfono esterno. Volevo rimanere sempre sulle action cam perché sono più leggere, danno meno nell'occhio quando registri. E quindi io ho deciso di prendere la JITAP, ma perché costava anche molto poco, infatti la qualità non è delle migliori, sia audio che video. Infatti mi piacerebbe poi prendere una camera migliore, tutto qua. Anche se a dire il vero le immagini di prima le ho registrate con il mio Samsung S9 senza microfoni esterni. Invece ora sto registrando con la JTAP con il microfono esterno, ovviamente.